benvenuto. Grazie, grazie a voi. Ancora, grazie della sua presenza e grazie a tutti voi per essere qui stasera. Buon ascolto a tutti. Stasera un po' assunto, diciamo, di quattro tra i miei libri. Questo è il primo, L'uomini non sono desideri, che è un libro diretto alle donne, però andrebbe letto anche dagli uomini, perché così capirebbero come la pensano le donne, no? Poi Istruzioni per amori imprevisti, e questo è uno dei più recenti, Imparare dai gatti a vivere bene, manuale del perfetto imbecille. Un po' queste, ecco, siamo parte un po' di quello che vi dirò. Ma per prima cosa volevo farvi un brevissimo test immaginativo e vediamo se funziona. Bisogna, in genere il gruppo di controllo deve essere fatto, costituito almeno da 35 persone. Qui siamo un po' meno forse stasera, però magari funziona lo stesso. Allora, mi chiedo di immaginare un aereo quelli della prima guerra mondiale, del presente Barone Rosso, un tipo di aereo, col pilota, l'elica, che solca un cielo completamente azzurro. E in questo cielo l'aereo forma, la scia bianca dell'aereo forma una parola, la prima che mi viene in mente. Avete pensato? Sì. Allora, quanti hanno immaginato una parola del tipo amore, love? La maggioranza. In genere si vede nella scia un nostro bisogno essenziale. Beh, alcuni, quando il test non funziona, qualcuno vede altre cose, tipo ciao, salve, oppure il proprio nome, non so. Sì. Ho immaginato qualcosa del genere. Comunque, quindi l'amore è una cosa per noi essenziale, che lo sappiamo. La scienza non riesce a spiegare l'innamoramento, perché avvenga tra quelle due particolari persone. Ci sono varie teorie, qualcuna riguarda i feromoni, no? Siamo questi odori che ciascuno di noi ha, no? Quindi un messaggio chimico che passa nell'aria, qualche altra teoria ci parla di un ideale che avremmo in tasca tutti noi, o meglio nel cuore, nell'anima, e pare che quella persona rispecchi perfettamente quell'ideale per cui ci si innamora. Tuttavia la scienza ha dato altre risposte, ovvero che cosa succede, magari può essere interessante, che cosa succede nel cervello quando inizia l'innamoramento. Beh, c'è una tempesta ormonale. Scatta per prima cosa la dopamina, che è l'ormone della felicità, no? Perché comunque le emozioni sono molto forti e danno anche un senso di euforia. Però c'è anche la riduzione della serotonina, che ormone dell'umore, e quindi può accadere che ogni minima cosa, ogni minimo rifiuto, ogni minimo accenno dell'altra persona, che sia qualche cosa che ci rimanda un messaggio negativo, ebbene ognuna di queste eventualità mette in uno stato di prostrazione, proprio perché la serotonina si è abbassata. Non solo questo, ma succede anche che, un po' come accade in chi soffre dei disturbi ossessivi compulsivi,
diventa quella persona, diventa quasi un'ossessione, o meglio, il pensiero rivolto a quella persona. È quello che ci riempie continuamente le serate, le giornate, le notti. Poi scatta la noradrenalina, che anzi, poi tutto insieme questo, naturalmente, la noradrenalina ci dà una carica, no? Per cui quelle sensazioni, specialmente i primi incontri, dei batticuore, mancanza del respiro, sudorazione, è quella la noradrenalina, che è la stessa cosa che capita quando abbiamo ansia. Soltanto che l'etichetta che diamo mentalmente è diversa, perché nel momento in cui noi proviamo ansia non c'è nulla di bello come oggetto, come pensiero. Nel momento in cui noi proviamo amore o innamoramento c'è la dopamina e quindi ci fa pensare, sì, sento tutto questo, ma è bello, no? È bello, è bella questa scarica. E poi accade anche che c'è una inibizione della corteccia frontale. Per cui il nostro senso del giudizio in quei momenti è alterato. Cioè non vediamo la persona esattamente com'è, ma la mettiamo su un altare, no? Ci sembra perfetta, magnifica. E quindi accade anche che venga inibita l'amigdala, che è poi una ghiandoletta che abbiamo, che è quella che funziona in base alle nostre paure. Beh, essendo inibita, chi è innamorato rischia molto di più. Fa anche cose che non dovrebbe fare, nel senso riprende rischi che non dovrebbe prendere. A poco si sviluppano l'ossitocina e la vasopressina, che sono gli ormoni dell'attaccamento, dell'affetto. Quanto dura tutta questa situazione di tempesta ormonale? Beh, anche lì sono state fatte delle ricerche, può durare da i 12 mesi ai 3 anni. Guarda caso il tempo che la natura ha previsto per mettere in cantiere un figlio. Quindi c'è l'incontro, c'è l'innamoramento, c'è la procreazione e poi ognuno va per la sua strada. Questo sarebbe quello che accadeva, poteva accadere un tempo. Poi vi dirò anche perché. Esistono differenze tra cervello maschile e cervello femminile? Sì. Mica tanto, anch'io credevo sì, fino al 2015, nel momento in cui le neuroscienze hanno svolto delle ricerche massive su migliaia e migliaia di persone e hanno visto che ciò che si credeva un tempo, cioè che la donna sapesse usare il cervello in modo più completo, l'utilizzo contemporaneo dei lobi cerebrali, in realtà non è proprio così. Anche l'uomo può farlo. Tuttavia ci sono altre differenze. Per esempio, il peso del cervello femminile è l'11% minore rispetto a quello maschile. Questo, sì, lo so, vedo queste cose. Però questo non vuol dire che sia meno intelligente. Tanto è vero che pensiamo che il peso medio del cervello è 1300 grammi. Beh, Einstein, il cervello di Einstein pesava 1230. Quindi 70 grammi meno della media, eppure era Einstein. Quindi non è questo sinonimo di meno intelligenza. Però le donne hanno più materia grigia, quindi sono più rivolte al pensiero, no? All'analisi, al soppesare le situazioni. E poi hanno le due aree del linguaggio più sviluppate, l'area di Wernicke e l'area. Infatti succede che le bambine parlano in genere prima dei maschietti e poi le donne amano moltissimo parlare. Questo anche gli uomini, certi uomini. Però, insomma, non voglio dire pettegolezzo, però il chiacchierare è molto femminile, no? Piace molto alle donne. E inoltre hanno i cromosomi XX. E questo fa sì che vi siano altre differenze. Ad esempio, sapete che le donne vedono i colori in modo un po' diverso da noi uomini? Vedono più sfumature rispetto a noi, anche quelle minime. Cioè, per un uomo rosso è rosso, basta, finisce lì. Per una donna ci sono 10 tipi di rosso, 15 tipi di rosso, no? E questo è dovuto alle differenze. Beh, detto
tutto questo sul cervello. Esistono delle leggi dell'attrazione. La donna è più cinestesica, mentre l'uomo è più visivo. Cosa intendo? Beh, che l'uomo ragiona più per immagini, mentre la donna ragiona, diciamo, funziona psicologicamente più per sensazioni, emozioni, sensazioni, mentre l'uomo è più visivo. Può capitare che una donna si innamori del cervello, di un uomo che si innamori delle mani, della voce, di altri aspetti della sua personalità. Questo raramente succede all'uomo, perché l'uomo per prima cosa è colpito dall'aspetto estetico. È vero anche per le donne, non dico di no, però ci sono altri aspetti che possono interessare una donna più di quanto avvenga per quanto riguarda l'uomo. Anche le leggi del corteggiamento dovrebbero, e qui dico dovrebbero, essere differenti, perché in natura il femminile si lascia corteggiare, come accadeva anche da noi un tempo, no? Mentre il maschile deve prendere l'iniziativa. Questo vale per tutti gli esseri viventi, perfino per i fiori. I fiori rimangono immobili, i fiori emettono il loro profumo, mostrano i bellissimi colori e aspettano gli impollinatori. Sapete che i mughetti, sapete il fiore mughetto, no? Perché hanno una corolla diversa, rivolta verso il basso? Perché non si lasciano impollinare da tutti gli insetti, ma soltanto da quelli molto piccoli che risalgono lo stelo ed entrano nel fiore. Quindi c'è una scelta, e nello stesso tempo c'è un farsi corteggiare. Questo avviene anche tra gli uccelli e tra tutti i mammiferi, perfino tra gli insetti. Il ragno femmina si lascia corteggiare dal ragno maschio, che deve portargli un piccolo regalo per potersi accoppiare, fermo restando che poi normalmente la femmina divora il maschio, però questo è un dettaglio, così come l'amante religiosa, no? Oggi invece questi ruoli si sono un po' modificati, no? E non so se sia un bene o se sia un male, forse è un progresso anche, no? Tanto è vero che oggi moltissime donne prendono l'iniziativa, però dobbiamo anche dire che c'è un po' di confusione, un po' di sbandamento in tanti uomini, no? Che si sentono, tra virgolette, cacciati, come fossero selvaggi. Questo succede. Non tutte, non sto dicendo, guarda, non tutte le donne si comportano così. Vediamo un po' dal punto di vista la coppia. Dal punto di vista genetico, il maschio non sarebbe fatto per la coppia, dal punto di vista genetico. Come tutti i mammiferi, in genere il maschio si accoppia e poi sparisce. Questo succede negli animali, o vive in branco e ha a disposizione più femmine. Però, chiaramente, per un discorso culturale, per un discorso di sopravvivenza della specie, le cose sono cambiate. È nata la coppia, anche perché probabilmente l'uomo che cacciava aveva anche piacere di tornare nella sua caverna, palafitta, non so, e trovare un focolare acceso, no? E quindi le cose per la sopravvivenza sono mutate, perché altrimenti la specie umana si sarebbe probabilmente estinta. L'esempio più antico di coppia vera, un lui, una lei e due figli, risale a 4.600 anni fa. Prima non sappiamo come andassero le cose, ci sono però testimonianze che anche l'uomo vivesse non proprio in tribù, ma in branchi, un po' come certi mammiferi. Anche l'istinto paterno è un'acquisizione culturale successiva, perché non si nasce nel DNA con l'istinto paterno, così come non si nasce con l'istinto fraterno.
tanto vero che molte leggende ci parlano di guerre tra fratelli, no? Caino e Abele, Romolo e Remo. L'istinto paterno appunto non è insito nel DNA, mentre quello materno sì, però si sviluppa per un discorso affettivo, culturale, di coppia. Bene. E quali sono i tre cardini fondamentali della coppia? Perché una coppia funziona? Beh, ti amo perché voglio che tu sia come sei e non cambiarti. Sembra scontato, ma invece succede molto di raro. D'altra parte Alberoni, sociologo, l'avrete sentito nominare, lo conoscete, diceva giustamente che si innamorano i dissimili, non i simili. Poi possono avere qualcosa di simile, naturalmente un terreno comune, però si innamorano i complementari, quelli che io ho questo, tu hai quest'altro, le due cose unite fanno una forza. Voglio che tu sia come sei. E questa è una base fondamentale di ogni coppia. Che funzioni, cioè io non voglio cambiarti, anche perché ti ho scelto in un certo modo e adesso non posso pretendere che tu sia diverso, che tu sia diversa. E poi ho bisogno di te perché ti amo, non ti amo perché ho bisogno di te. Sono due aspetti completamente diversi. Scopro di avere bisogno di te perché sono innamorato di te. Ma non è che io mi innamoro di te perché ho bisogno di te, perché sono una mezza mela, perché da solo non ce la faccio, perché ho bisogno di qualcuno che mi appoggi e che mi aiuti, perché così la coppia poi finisce per non funzionare. E poi ho fiducia in te, dunque mi fido se hai i tuoi spazi, i tuoi amici, la tua autonomia. Altrimenti si scivola nella coppia maionese. La differenza tra la coppia autonoma e la coppia maionese è che la coppia maionese tutto si fa insieme. I due torri d'uovo sono completamente fusi uno insieme all'altro. E si dice anche che prima o poi la maionese impazzisce, no? E succede che poi magari uno dei due, tutti e due, non ne può più. Invece la coppia autonoma si basa sulla fiducia, cioè ho fiducia in te, per cui non mi preoccupo, non ho un senso di possesso del territorio, se tu esci con gli amici, con le amiche, se fai qualcosa di completamente solo tuo. Certo ci devono essere degli spazi comuni, ci devono essere degli interessi comuni, ci devono essere tante cose in comune e non due pianeti completamente diversi, perché questa non sarebbe la coppia autonoma, perché semplicemente non sarebbe una coppia. In questo il gatto, imparare dai gatti a vivere bene, il gatto ci dà degli esempi, perché il gatto, a parte che è un animale magico, no? Poi non so, c'è chi preferisce il cane, c'è chi preferisce il gatto, ma questo non è un discorso se sia meglio il cane o il gatto. Ma il gatto è proprio un esempio di coppia autonoma e amore maturo, perché insegna a essere autonomi, indipendenti. Il gatto non si può comandare, assolutamente. Il gatto fa quello che vuole e che fa con piacere in quel momento, però ha molto affetto. Certamente è un affetto che dà spontaneamente, cioè non bisogna ordinargli di volerci bene o di fare quello che noi desideriamo. In fondo il gatto ha anche un sano egoismo e sa cercare i suoi piaceri. Anche lì è un insegnamento, no? Perché anche noi abbiamo bisogno del piacere. Dicevo l'altra volta, quando ci siamo incontrati qui, a proposito dell'ansia, che il piacere è fondamentale per tutti noi. Il nostro cervello ha bisogno di avere del piacere. Quindi qualsiasi cosa ci gratifichi, ci piaccia, anche cose semplici, però in mancanza di piacere ecco che si abbassa in questo caso la dopamina e quindi la serotonina, per cui abbiamo
può succederci qualche cosa, momenti di depressione, momenti di tristezza, oppure troppo stress che poi ci fa scoppiare, no? Il gatto ha sempre voglia di giocare e di divertirsi. Anche nella coppia è fondamentale il gioco e il divertimento. Le coppie che funzionano ridono, ridono spesso, dicono delle cose, delle battute tra di loro, hanno i loro, le loro modalità per ridere e per divertirsi. E poi il gatto sa vivere nel qui e ora, non pensa troppo al futuro. Anche le coppie, sebbene è giusto programmare, pensare, prevedere, però se si parla soltanto di preoccupazioni e di problemi, prima o poi uno non ce la fa più, o tutti e due non ce la fanno più. E poi ci sono differenze proprio dal punto psicologico tra uomo e donna. L'uomo spesso non capisce, perché la sensibilità femminile è diversa anche perché la donna subisce delle fluttuazioni a livello ormonale, non è sempre l'umore, il suo umore non è sempre costante, identico, neanche quello dell'uomo, intendiamoci, però ci sono diversità proprio nel modo di sentire, anche nella percezione del tempo. Se un uomo ha detto ti amo 3 mesi fa, per lui vale sempre quello che ho detto 3 mesi fa. E la donna invece dice no, ma è tanto che non me lo dici, non me l'hai più detto, allora non mi ami più. Mentre per lui è scontato. Troppe cose scontate, no? Per il maschio in genere. E poi l'uomo non sa leggere nel pensiero. Questa è una cosa molto grave per molte donne, perché lui dovrebbe fare quella cosa che io voglio senza dirglielo, dovrebbe capirlo. Purtroppo non funziona così, perché noi uomini ragioniamo diversamente, 9 più 2 fa 4, 4 più 4 fa 8, e quindi non abbiamo questa capacità, che è poi l'illusione del mago. Questo è molto femminile, l'illusione del mago. E poi le donne, anche se sono molto più avanti di noi in tante cose, sono un po' maestre di paradossi. No? Sapete cos'è il paradosso? Qualcosa da cui non c'è via d'uscita. No? Esempio, un cartello su cui è scritto non leggete questo cartello. E come faccio a sapere di non leggerlo se non lo leggo? È impossibile. È un paradosso. E vediamo qualche paradosso tipico. Negozio di scarpe, la donna passa davanti alla vetrina, c'è anche lui. Ah beh, una cosa, guardate che gli uomini spesso si sentono deportati quando c'è lo shopping, proprio la deportazione, e sappiate che il testosterone si abbassa nel maschio, l'ormone del desiderio, il testosterone. Quando viene deportato a fare shopping si abbassa. Ma queste sono ricerche, sono state provate. Guarda. Vabbè, chiusa parentesi. Allora, davanti alla vetrina, lei dice: se mi conosci abbastanza, dovresti capire quale scarpa mi piace. E lì diventa un travaglio infinito. E perché se sbaglio? È finita. Allora, qualsiasi cosa dica è sbagliato, perché se lui indovina, lei dice hai avuto fortuna, è solo questione di fortuna, ha indovinato, ma non lo sapevi, e questo è un paradosso. Oppure il paradosso delle due camicie, lei regala 2 camicie a lui, una azzurra e una bianca, lui si presenta con la camicia bianca, lei dice quella azzurra non ti piace più. Lei non sa le 2 camicie contemporaneamente. Oppure lei che si lamenta, ogni volta che torni dal lavoro non mi baci, non mi saluti con un bacio. Lui ritorna, la saluta con un bacio e lei dice: ma perché te l'ho detto io?
quindi se lui fosse tornato senza baciarlo sarebbe stato un disastro, lui la bacia perché l'ha detto. E questo è un po' quello che... E poi le donne vanno capite, l'uomo non ha questa capacità spesso, no, ve lo dico perché voi donne così capite a volte cosa succede, no? A volte un no per una donna significherebbe un sì, del tipo lei si lamenta che lui non la porta mai al cinema e lei dica, allora lui dice vabbè stasera andiamo al cinema, però lei teme che lui lo dica solo per farle piacere, allora lei dice no, ma no, ah va bene, benissimo, lui si mette in pigiama e guarda il calcio e allora e lei si arrabbia giustamente, no? Ma perché lui non ha capito? Ma per noi, per l'uomo vale quello che dice, no, no, sì, sì. Quindi è un modo diverso. Un'altra cosa importante nella coppia è eliminare le accuse. Quando uno dice tu sei egoista, tu sei insensibile, queste frasi che si dicono, quelle dice l'uomo, quelle dice la donna, diventano un'accusa, per cui di lì scatta un litigio, perché allora è un'offesa e allora l'altra o l'altra ribatte e tu sei. Invece quando c'è una discussione, un contrasto, è sempre meglio dire quando ti comporti così mi fai sentire come se, quando ti comporti così mi fai sentire come se io non fossi importante per te, come se io non esistessi per te. Ecco, questo modo mette un senso di colpa un po' nell'altro, che ci ragiona un attimo su e dirà no, non è proprio così, guarda che mi sono comportato in quel modo perché eccetera eccetera, e lì si apre una discussione che sia utile e non un litigio. E questo lo dico perché io seguo anche delle coppie, è tipico questo aspetto dell'accusa, è tipico tra le coppie che sono in crisi, ovviamente vanno dallo psicologo perché sono in crisi. Un'altra cosa, noi uomini, l'uomo spesso è lexitimico, cosa vuol dire? Non ha parole per le emozioni, quindi non sa esprimere le proprie emozioni a parole. Tanto è vero che dice, ma c'è qualcosa? No, no, tutto bene, però ho una faccia da funerale, quindi vuol dire che qualcosa è successo, ma non sa. Magari lui stesso non sa esprimere questo qualche cosa. Ecco, compito di una donna innamorata, di una donna in una coppia che funziona, è anche quello di insegnare un nuovo linguaggio d'amore al maschio. E non tutti gli uomini sono così, ovviamente, però molti sono in questo mondo, no? E quindi bisogna aprire un po', aiutarlo ad aprire queste porte, ad aprire queste serrature sono chiuse. Il fatto che la donna sia più ansiosa dell'uomo è un mito, in realtà, perché questo si dice spesso, si crede spesso, ma in realtà non è così. L'uomo accusa l'ansia in modi diversi, per esempio l'uomo somatizza molto di più, quindi magari dice che non sa cosa sia l'ansia. Però ha sempre mal di pancia, mal di stomaco, non digerisce, ha dolori, sono tutte somatizzazioni. E poi l'uomo, nel momento in cui ha 37 di febbre, fa testamento, cioè, chiama la guardia medica subito, perché scatta un'ansia pazzesca, no? E quindi non è vero che la donna sia più ansiosa dell'uomo. Bisogna stare attenti alle coppie in cui lei è empatica e lui è narcisista. Perché dico questo? Perché molto spesso accade che lui sia narcisista e lei è empatica, cioè lei è buona, dolce soccorritrice e supporta lui che invece è il re sole, cioè è quello che tiene soltanto a se stesso. E di qui è questi nuovi narcisisti, io li ho definiti imbecilli, ed è un po' questo libro, parla un po' di tutti questi uomini
che sono i nuovi imbecilli, che sembrano a volte, perché una volta gli imbecilli si riconoscevano subito, adesso invece è molto più difficile, perché esistono imbecilli colti, laureati, che hanno successo nella vita, però poi emotivamente, psicologicamente sono imbecilli, perché sanno amare solo se stessi e quindi illudono spesso tantissime, in questo caso donne, che poi fanno un po', hanno un po' il destino della ninfa Eco. Sapete cosa è successo alla ninfa Eco? Era innamorata di Narciso. Narciso amava soltanto se stesso. Sapete il mito di Narciso che si specchiava nella pozza d'acqua, innamorato di sé, eccetera. C'era la ninfa Eco che lo amava, però lui, dato che pensava e amava soltanto se stesso, non la considerava minimamente. Beh, la ninfa Eco morì d'amore, non riuscì più a nutrirsi, non riuscì più a fare nulla se non a pensare a quest'amore infelice, e di lei rimase soltanto l'eco. Ecco perché l'eco oggi è femminile, la parola eco è femminile. Sapete, l'eco, la ninfa Eco che morì d'amore. Narciso era un narcisista, ovviamente, perché da lui, e la ninfa Eco era una empatica, cioè si metteva troppo nei panni dell'amato. L'amore in fondo è come il fuoco del camino, no? Occorre dargli legna e curarlo, tenerlo sempre acceso, non dare per scontato che bruci da solo, no? Nessun fuoco continuerà a bruciare se non viene alimentato. Perché se succede che dopo i famosi 3 anni, 12 mesi, 18 mesi, 3 anni dell'innamoramento, no? Quando la coppia diventa stabile, quando la coppia diventa realista, quindi si vedono anche i problemi, si vedono i difetti dell'altro, i pregi, ma anche i difetti dell'altro, succede che se l'amore non viene sempre coltivato, potrebbe anche insomma estinguersi o mostrare delle falle, no? E io per questo ho scritto questo libro che era Istruzioni per amori imprevisti. Amori imprevisti sono quelli che una persona, uomo o donna che sia, non si aspetta, perché crede di vivere una coppia sostanzialmente serena, insomma, e invece capita la trave in testa, no? È l'amore imprevisto. Ma perché succede? Succede perché evidentemente c'è uno spazio perché accada. C'è una mancanza in questo rapporto perché succeda, altrimenti non succederebbe, oppure perché la coppia che si è formata non si è formata sulle basi di un vero e proprio innamoramento e poi di un amore, ma si è formata su basi troppo razionali, sono gli amori quadrati, gli amori anche qualcuno dice parziali, dove tutto funziona ma non c'è la polverina magica, manca quel quid, quel qualcosa che sfugge a tutte le analisi, e la scienza non ci può fare nulla, perché è quel qualcosa di invisibile ma che rende vero e autentico il visibile, è l'invisibile che rende vero il visibile, ed è questo l'aspetto magico dell'amore, dell'innamoramento, dell'amore, della coppia che funziona. Beh, io l'ho detto un po' sinteticamente, perché ci sarebbe da parlare tanto di ogni aspetto, no? Attendo adesso casomai vostre domande o considerazioni. Chi non ha visto amore nell'aereo? Uomini. No. Scherzo. È solo una cosa razionale. Eh sì. Il riparo non può fare una scelta. Vabbè, eccolo, eccolo. Come ragiona? Oh, sì. Biplano? Ma no, magari era quello. La rossa era un biplano, se non un biplano. Ah, era un biplano, non può fare una scelta. Ecco, due fa quanto? Sì, ma è vero, ha ragione.
aspetto che volete approfondire o che vi ha colpito di più, interessato di più? Era più facile parlare dell'ansia. Dica. Volevo sapere cosa ne pensava di quello che viene definito la minestra riscaldata, cioè un amore che ritorna, un reincontro per due persone che si sono allontanate e poi si ritrovano. Allora, se una minestra diventa un minestrone, è tutto diverso, potrebbe anche funzionare, ma riscaldare la stessa minestra, le cose devono cambiare. Per esempio, ma questa è una domanda anche interessante, perché ad esempio quando c'è una crisi di coppia, la parola crisis dal greco significa cambiamento. Quindi perché la coppia torni unita occorre un cambiamento, perché prima non funzionava, quindi bisogna cambiare qualcosa, a volte cambiare anche tanto in una coppia per ritrovare determinate armonie. Perché quando c'è una crisi di coppia, o la coppia scoppia, finisce, o cambia. Se non cambia, non si può riscaldare la stessa minestra nello stesso modo. Bisogna almeno cambiare qualche ingrediente. Ecco, penso questo. Poi è chiaro che oggi le crisi di coppia sono molto più frequenti di una volta. Ma perché una volta si accettava anche supinamente, in modo quasi rassegnato, che ad esempio un matrimonio, non fu, dico matrimonio perché una volta le coppie di fatto erano rare, no? Ecco, che un matrimonio non fosse felice, ma questo era quasi normale, no? E lo si accettava supinamente, soprattutto da parte della donna, ma anche dell'uomo. Poi giustamente, cose non devono essere così, e oggi assistiamo proprio a un boom di separazioni, di rotture, ma anche perché forse oggi abbiamo tanti stimoli di ogni tipo molto diversi da un tempo, e quindi anche le possibilità, i possibili incontri, i cambiamenti di lavoro, di situazione. Ad esempio, una volta una persona lavorava in una stessa azienda per tutta la vita, faceva lo stesso lavoro tutta la vita, no? Il fornaio faceva il fornaio tutta la vita, l'operaio faceva l'operaio tutta la vita, era così. Adesso anche cambiare attività, cambiare azienda, cambiare persone che si conoscono, tutto, sono tanti tanti stimoli nuovi, anche esempi, ricevere tanti esempi dai social, poi i social hanno fatto anche tanti disastri, no? Sono utilissimi sotto certi aspetti, ma anche tanti disastri. La mia paziente, ad esempio, si è sposata grazie a, come si chiama quella? Mythic, forse? Mythic. Era una bella ragazza anche, tra l'altro lavorava in un ospedale e aveva anche molte possibilità di incontri, ma non trovava mai un amore come avrebbe voluto. Attraverso Mythic ha conosciuto un avvocato di Lucca e di lì è nata poi una storia vera, si so che si è sposata. Quindi internet dà delle possibilità impensabili o impensate una volta, un tempo, però è anche naturalmente foriero, portatore di cose non sempre positive. La differenza tra una coppia che nasce da un amore travolgente rispetto a una coppia che nasce da un amore cogliente, sì, parziale, perché anni fa avevo letto rispetto alla società indiana che veniva consigliato alle donne molto di più un amore accettabile ma non appunto travolgente, perché poi quello travolgente può che peggiorare rispetto
a qualcosa che nasce magari in un modo non così importante, però poi può peggiorare, concretizzare. Questo era quello che avevo letto, poi ogni caso. Beh, in Oriente però c'è un po' questa filosofia dell'accettazione, no? Di accettare. Adesso le cose sono cambiate, ma pensiamo dal punto di vista culturale anche il ruolo della donna in Oriente, quindi la geisha, vabbè, adesso esagerando, però no, io non credo, anzi, io penso che l'amore travolgente, se poi però riesce ad avere anche delle basi realistiche e praticabili, reali, e che poi oltre a questo amore ci sia anche una comunione di anime e quindi anche di menti, di pensieri, di progetti, e che l'amore travolgente sia fantastico. Penso che sia una cosa che purtroppo non tutti sperimentano, ma che però andrebbe provata almeno una volta nella vita. È chiaro che tutto quello che vi ho detto all'inizio, cioè questa tempesta chimica così forte, non può durare tutta la vita, però fa da base a una produzione, tra l'altro, adesso dico proprio in termini così biochimici, una produzione di endorfine che è di ossitocina, che è l'ormone dell'attaccamento, e quindi quello poi dura nel tempo, ma anche questi altri ormoni, la dopamina, l'adrenalina, non è che poi finiti i 3 anni cessano completamente, no, perché ci sono situazioni, momenti tra 2 persone che si amano, ci sono situazioni, momenti, istanti in cui tutto torna, quindi quello è bello, dovrebbe essere così. Qualche dubbio? No. Tutti felici, innamorati? Non si può dirti no, adesso no. Qui ci sono delle coppie, vedo, no? No. Imprevisti, no, niente. La mia considerazione sull'amore è la cosa. Sì. La fase sì. Che sia così. Dov'è il posaggio? Cioè questa tempesta chimica. Dov'è? Spesso porta a una visione distorta, cioè le persone che davanti è quindi è bello, bellissimo, ma spesso capita che si esagera, sta proprio nella reazione. Conosco coppie, giovani, che poi vanno nel casino proprio perché hanno davanti una persona che non è quella che loro si sono immaginata, non se la sono immaginata, ma se la sono proprio inventata, cioè diversa, cioè in tutti gli aspetti, anche più negativi della vita. Dopo non si tratta di costruire o continuare un amore, se non è il caso, no, c'è. Li aver preso loro. No, allora c'è questo: il fenomeno del di attribuire la perfezione alla persona di cui si è innamorati, quello è abbastanza comune agli inizi, quando c'è tutta questa tempesta ormai. Però fino a un certo punto, perché poi ci sono persone che sono molto più vulnerabili sotto questo aspetto, e quindi hanno sempre questa idea dell'amore che è un'idea esagerata o comunque illusoria. Allora lì c'è un problema, capisce? C'è un problema a monte, no? Non è tanto la fase dell'innamoramento, è che quella persona ha già un po' quel problema lì, e quindi in quella fase tutto viene esagerato ulteriormente. Quindi ha bisogno di cercare la mezza mela, perché da sola non ci sta, e allora
vede la mezza mela perfetta in tutti quelli che incontra, non più in tutti, ma ecco. E allora però c'è a molte già un problema di personalità. In genere succede così, no? Spesso. Bene, se non ci sono altre domande, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima, no? Se sono altri. Conoscevano le storie di 100 anni fa.